belli, ci sono tantissimi eventi in cui potremo incontrarci, divertirci insieme e fare foto. Saremo a Siracusa, a Brindisi, a Ascoli Piceno, a Salerno, Foggia, Napoli e Ravenna. Trovate tutte le informazioni in questa schermata. Non vediamo l'ora di vedervi. Ciao! Allora, fammi pensare. Hai detto che è un maschio. È il dottor Ginio? No, non è il dottor Ginio. Fammi qualche altra domanda. Fammi pensare. Hai capelli neri? No, non hai capelli neri. Hai capelli rossi? Sì, esatto! Allora, hai indovinato di quale personaggio del nostro libro si tratta? La regina di cuori! Cosa? No! Ma se ti ho detto che è maschio? Ah, giusto, giusto, giusto. Allora è... È il mio amico Jim! Ho indovinato? Sì, esatto! È proprio lui! Brava! Il tuo amico Jim! Però ci hai messo un sacco di tempo a indovinarlo! Sono più bravo io a indovinare i personaggi del nostro nuovo libro! Arrenditi! No, 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 no! Continuiamo a giocare! Però prima mi è venuta un po' di fame! Andiamo a prendere qualcosa! Che c'è? Nick? Sì? Si è bloccata la porta! Come si è bloccata la porta? Aiutami, non si apre! Arrivo, arrivo! Quindi? Mettici più forza, Eric! Non si apre? No! Come fa la porta a bloccarsi da sola? Li ho chiusi dentro! Che? Giochiamo! Dovete trovare 7 uova di Pasqua nascoste! Avete solo un'ora di tempo! Ci riuscirete? Ed ecco che è il dottor Timothy che ci parla attraverso i suoi altoparlanti. Ecco come ha fatto la porta a chiudersi. È colpa sua, è sempre colpa sua. Le nostre uova di Pasqua erano qui, quissù e anche qui, vi ricordate? Non ci sono più, non me ne ero accorta. Le ha nascoste. Avete sentito? Dobbiamo trovare 7 uova di Pasqua nascoste. E abbiamo solo un'ora di tempo. Un'ora non è poco. Dipende, dipende da quanto è difficile questo gioco. Ma se siamo chiusi qui dentro nella stanza, com'è possibile? Le uova saranno tutte qui dentro? Ma 7 uova, come facciamo a non vederle? Io non voglio rimanere chiuso qui dentro, quindi sbrighiamoci, saranno da qualche parte. Dobbiamo solo osservare bene tutto. Voi ragazzi lasciate like sotto a questo video se non vedete l'ora di aprire tutte le uova di Pasqua. Chi di voi ha preso le nostre uova? Ci avete inviato tantissime foto. Continuate ad inviarcele sul nostro profilo Instagram. E iscrivetevi al canale qui sotto attivando la campanellina per non perdervi nulla. Forza, troviamo queste uova e usciamo da qui. Ma com'è possibile? Ci sono 7 uova uova e non ne vedo nemmeno mezzo. Le nostre uova sono grandi così. Già, è molto strano. Continuiamo a cercare. Uovo? Com'è possibile? Uovo? Là dentro no, ce n'è? No, non ce n'è. Sicuro? Sì, sicurissimo. Sotto i cuscini? Ma com'è possibile? Uovo? Dove sono? È strano, Eric. Qui dentro non sembra esserci nessun uovo. Come fanno ad essercene 7? Forse questa situazione è davvero difficile, più del solito. Io da qui su non vedo niente. Secondo me è tutto un inganno. Che fai, Eric? Ma non hai visto che era finito il divano? Oh! Che c'è? Oh, Dominique! L'ho trovato! È lì sotto! Sotto il divano c'è un uovo! Davvero? Bravo! Tiralo fuori! Eccolo finalmente! Non esce! Come non esce? Stai attento, non rompere! Devo alzare il divano! Ok, alza! Preso! Posso abbassare? Sì! Che fatica! Però almeno abbiamo trovato il primo. Ottimo! Stavo perdendo le speranze, ma in realtà uno lo abbiamo trovato abbastanza facilmente. Dobbiamo solo trovare gli ultimi 6, che sono tantissimi. Allora, proviamo a riflettere. Uno era sotto al divano. Dove può essere un altro? Eric? Ma che stai facendo? Lo sto aprendo. Ma ti sembra il momento, Eric? Dobbiamo vincere la sfida. Sì, mi sembra il momento. È sempre il momento per aprire le uova di Pasqua. Lo avevo già aperto. Le uova di Pasqua dei D'insieme! Fammene mangiare un pezzettino e ti aiuto. Ok, io continuo a pensare. Dove può essere? Chissà che cosa c'è qui dentro. Fa vedere, sono curiosa. Ecco qui il nostro uovo. Ora sei curiosa? Dicevi che non dovevo aprirlo? Dai, aprilo e basta. No, 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 vai, vai, vai. Dai, lo apro da solo. No, voglio vederlo. Va bene. Oh, stava cadendo. No. Come hai fatto ad aprirlo così perfettamente? Dai, è stranissimo, ragazzi! Si è aperto la metà! Vediamo la sorpresa! Non posso crederci, Eric! Hai trovato il mio portachiavi, è mio! Me lo regali! No, no, ti prego, è mio, bellissimo!
con ansia a trovare un'altra Dominique. La voglio anch'io. No, no, Emmy, dai, ti prego. Voglio Dominique per portarla sempre con me. E anche perché è carina. La voglio io. È la mia sorpresa preferita, ragazzi. Guardate quanto è bella. Sono io in versione cartoon. Ed è di gomma. Anzi, ragazzi, voi cosa avete trovato nelle nostre uova? Oppure cosa troverete? Domani, quando le aprirete, scrivetecelo nei commenti. Dominique, guarda, c'è un'altra cosa nell'uovo. Cosa? Ma questa è una chiave? Che ci fa una chiave dentro il nostro uovo di Pasqua? Non dovrebbe esserci. Una chiave? Ho capito, Eric! Ho capito! Forse è stato il dottor Timothy! Forse il dottor Timothy ha aperto l'uovo di Pasqua e ci ha nascosto una chiave. E perché? Era per usarla insieme al portachiavi. Beh, in effetti serve proprio questo. No, Eric! Penso per aprire la porta. Cioè, ne sono quasi sicura. Proviamo. Vediamo. Infiliamo la chiave. Ok. E adesso apriamo. Funziona? Ma come ha fatto ad aprire l'uovo di Pasqua e a richiuderlo? Eric! Si apre! Siamo liberi! 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 Che c'è? Eric, guarda. Oh, c'è un biglietto. Cosa dice? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Non lo so. Sono le 17:17. Sì, le 17:17. Wow! Solo una volta al giorno capitano le 17:17. E ora ecco il momento. È già, è passato. Ok, bello, ma che significa? Perché davanti alla porta c'è un bigliettino che chiede che ore sono? Il dottor Timothy forse non ha orologi. Questo non lo so, però se dentro quell'uovo di Pasqua abbiamo trovato una chiave, significa che non tutte le uova di Pasqua sono qui dentro. Significa che fuori ce n'è altre. Dobbiamo uscire e cercare le 6 uova di Pasqua nel resto di casa. Forse questo biglietto potrebbe essere un indizio. Eric, tienilo bene a mente. Cosa? L'indizio. Quale indizio? Vabbè, lascia stare, ci penso io. Usciamo e andiamo a cercarle. Sì, usciamo. Vieni. Sì, ti seguo. Allora, che ore sono? Le 17:19 adesso. Non ti ho chiesto che ore sono. Tu hai detto che ore sono. È l'indizio, Eric, andiamo. Ok, ok. Che ore sono? Che ore sono? Dominique, guarda! Lì c'è un orologio. Tu dici che ore sono perché nel biglietto c'è scritto che ore sono. Hai capito? L'orologio. E dietro l'orologio c'è il nostro uovo. C'è la mia faccia, guarda. Sono io. E questo sei tu, un po' stropicciato. Quindi abbiamo trovato un altro uovo. Guardate, ragazzi. Questo è l'altro, quello più grande. Visto che quello l'hai aperto tu, questo lo apro io. Non dovremmo cercare le altre uova, abbiamo solamente un'ora. Meno di un'ora. No, perché poco fa nell'uovo c'era una chiave. Quindi qui potrebbe esserci un indizio o qualcos'altro. E poi sono proprio curiosa di scoprire che sorpresa dei di insieme c'è. Guardate, questo è gigantesco. Wow. Lo apro? Ma è più grande della tua testa. Che odore, buonissimo. Vado. Ai! Ci penso io. Tienimelo fermo. Tienimelo fermo. Vai. Cosa c'è dentro? Vediamo. Oh, guarda. Questa è la matitina con la gomma. Vedi insieme. Ci siamo noi nella matita e nella gomma. E poi guarda, Eric, avevo ragione. C'è un indizio. Ho un biglietto. Cosa dice? Non c'ero solo io da aprire. E io chi? L'uovo di Pasqua che parla. Che fai? Mangi un uovo. Quindi fammi capire. L'uovo di Pasqua ti dice che non c'era solo lui da aprire. E cos'altro c'è da aprire? Non lo so. Dovremmo aprire qualcosa. Fammi pensare. Sì, fai pensare anche a me. Che c'è? Noi abbiamo trovato l'uovo di Pasqua vicino a quell'orologio. E voi non lo sapete, ma questo orologio si può aprire. C'è un altro biglietto. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Cos'è che dice? A Pasqua è ancora presto per usarla. Ho trovato un altro indizio, ma non ho capito a cosa serve. Cioè, che significa? A Pasqua è ancora presto per usarla. Ma cos'è? Una specie di indovinello? Qualcosa che non si usa a Pasqua, ma che si usa poi. La dieta. A Pasqua non si può fare la dieta con tutte queste uova di cioccolato. Il giorno di Pasqua. Però si fa dopo. Oh, e come se si fa dopo? Sì, ma non c'entra niente. Stiamo cercando delle uova di Pasqua. Cosa c'entra la dieta? Ne mancano ancora 4 e il tempo vola. Prova a pensare. Che cos'è che si usa dopo Pasqua e a Pasqua non si usa? Un posto? Un divano? Un frigorifero? La lavatrice? Dominique, no, non so che cosa significhi, però dietro di te, lì, c'è un pulsante. Ma che ci fa questo qui?
Non premere questo pulsante. Come abbiamo fatto a non vederlo prima? Wow, è un pulsante misterioso. Che dovremmo fare secondo te? Dice non premere questo pulsante. Sembra un consiglio. Non premere questo pulsante. Quindi è chiaro, noi non lo premiamo e ci allontaniamo piano piano. Dominica, allontanati. Ma sei sicuro? E allora se non lo dobbiamo premere, perché ha messo un pulsante qui? Perché è una trappola, non premerlo, fidati di me. In effetti ho un po' paura. Ok, lasciamo stare, non premiamolo, sarà meglio. Dopotutto dobbiamo cercare le uova. Allora, cos'è che non si può usare a Pasqua? L'albero di Natale non si usa a Pasqua, no. Si usa a Natale. Certo, certo, se no sarebbe stato albero di Pasqua. Ma non credi, Dominique? Non abbiamo un albero di Natale in casa. E neanche un albero di Pasqua. No, non si usa a Pasqua, magari si usa a Natale o si usa in altre occasioni. Cosa? La piscina? Perché la piscina? Non dice che non si può usare, dice che è ancora presto. E perché è presto? Perché c'è freddo! E se ti fai il bagno in piscina a Pasqua sicuramente prendi il raffreddore e senti tanto tanto freddo. Secondo me la piscina è ricadiamo! In piscina? Dobbiamo farci il bagno? No, c'è freddo. Lo vedi anche tu? Oh sì, lo vedo e come? Il nostro uovo di Pasqua in piscina, povero! Sentiva caldo? Chi è che butta le uova di Pasqua in piscina? Dottor Timothy! E adesso dobbiamo solo recuperarlo. Ma come? Io di certo lì dentro non ci entro. Si sta allontanando! Eric, fa qualcosa! Io vorrei salvarlo, ma non so cosa fare. Prova con questo, prova con questo! Prova io! Uovo, uovo di Pasqua! Provo a spingertelo! Vai Eric, prendilo! Ci arrivi? No. Oh, ma perché doveva essere proprio al centro? Uovo l'acqua, per farlo avvicinare, funziona? Sì, si sta avvicinando, dai, continua, okay. Continua. Oh, piano, non bagnarmi. Scusa, vai. Arriva. Quasi, quasi. Oh, ci arrivi. Ancora no. Uovo, vieni da papà, dai, vieni qua, vieni qua. Ancora un poco, dai, Dominica, ancora. Piano, piano. Dai, uovo, non avere paura, vieni, vieni. Ci sei, ce la fai, ci sei quasi, ce la fai. Ok, ok. Ce l'ho fatta! Bravo! Preso! Tutto bagnato? Lo apro subito. Secondo me c'è un altro indizio. Potrebbe essere, forse. Il cioccolato non dovrebbe essere bagnato, è ben protetto. Chissà cosa c'è qui dentro, magari c'è il mio portachiavi. Mi piacerebbe trovarlo. Vediamo? Sì, il cioccolato è assettissimo. Spacchiamo! Cos'è? Oh. Cos'è? Non sono io questo, per niente, non mi somiglia proprio. Però devo dire che anche questa sorpresa mi piace molto. Già, è così carino. Nel portachiavi, nella realtà è cattivo, sì. Qui non può farci nulla, anche se guardatelo sta tramando qualcosa. Ma non c'è nient'altro, Eric? Com'è possibile che non ci sia nient'altro? No. E l'indizio nulla. Dov'è? Mi sa che questa volta non ce n'è. E allora come facciamo a trovare le altre uova? Ne mancano 3. Guarda che ne mancano ancora 4. Cosa? Come 4? Non ce la faremo mai! Ok, ma teniamo la calma. Adesso sappiamo che non solo sono in casa, sono anche nel giardino. Quindi dobbiamo guardare nel giardino. Allora pensiamo, pensiamo, pensiamo. Potrebbe essere ovunque in tutto il giardino. Ma quelli? Cosa? Eric, guarda qui, guarda. Sono occhiali? Sono degli strani occhiali. Puoi vedere? Oh, quanto sei carina. Ti vedo gigante. Gigante? Sì. Come gigante? Guarda che io sono normale. No, 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 no. Sei gigantesco con questi occhiali. Prova tu. Tu sei buffissima con questi occhiali. Oh, è vero! Sembrano delle lenti di ingrandimento gigantesche. Forse ci servono per trovare il prossimo uovo. Forse ce li hai lasciati qui proprio per questo. Wow, quanto sei grande. Sei stranissimo. Sei grandissimo. Allora il prossimo uovo di Pasqua è molto lontano. O magari molto in alto, tipo sul tetto. Sul tetto, lo vedi? Riesci a vederlo con quegli occhiali? Vedo il tetto gigante, però non vedo nessun uovo. Forse sugli alberi? Fammi dare un'occhiata. Dove c'è? Guarda, è lì, sulla palma. Sulla palma? Come sulla palma? Oh, è lì su. È proprio lì in alto, ragazzi, lo vedete? Lì, ma è altissimo. Come facciamo ad arrivarci? Oh, è in alto, sì, molto in alto. Non ci arrivo per niente, è in alto. Già, guardate dove arriva la sua mano. Vieni, uovo, vieni. Ci penso io, fammi spazio. Mi aiuterà anche stavolta. Con questo posso arrivarci. Solo che fai molta attenzione, Eric. Potrebbe arrivarti un uovo in testa. Vai. Vado. Sono pronta alla pioggia di uova. Tu cerca di prenderlo quando cade. Ok, ci provo. Oh, ah! L'ho preso. Come? Hai fatto? Uovo,
sei salvo! Chissà cosa c'è qui dentro. Deve per forza esserci un indizio oltre la sorpresa. Questa volta il dottor Timothy deve averci messo qualcosa. Eccolo qui. Spaccalo e vedi cosa c'è dentro. Vado? Sì. Ma perché non riesco mai ad aprirlo al primo colpo? Ci riprovo. E spaccati! Guardate, ho trovato un'altra gomma! Ne ho un'altra! Me la dai? Se tu mi dai il dottor Genio. Scordatelo! Ok, l'indizio, Eric, vedi indizi? No, non vedo nulla. Com'è possibile? Com'è possibile? Non c'è niente! Quante uova mancano? Ne mancano ancora tre e manca anche poco tempo. Se non ci sbrighiamo, perderemo! Allora sbrighiamoci, Eric, cerchiamo ovunque, dai! Abbiamo cercato ovunque fuori e non troviamo altre uova. Forse dobbiamo cercare ancora dentro. In questo modo vedo tutto ingrandito, ma non vedo uova. Eric, forse non rimane altro da fare che premere il pulsante. Ma sei impazzita? C'è scritto non premerlo, potrebbe succedere di tutto. Non possiamo perdere contro il dottor Timothy e questo è l'unico indizio che abbiamo. Quindi dobbiamo provare. Mamma, ma sei sicura? Lo premerò, succeda quel che succeda. Magari riusciamo ad avere qualche indizio. No. Ok, Dominique, la decisione è tua però, io mi allontano. Uno, due, tre. Oh no, l'hai premuto. Ai! Mi è caduto un uovo sulla schiena! Ma dal tetto? Chi l'ha lanciato? Forse c'è il dottor Timothy, Eric! Oh, c'è il dottor Timothy? Forse è qui! Però lo abbiamo trovato, Eric! Te lo dicevo, io dovevo premerlo! Wow! Ma poteva prenderti in testa e ti avrebbe fatto male! Ma per fortuna no! Apriamolo e scopriamo se c'è qualche indizio. Apriamo! E adesso? No! Cosa? Cosa? Di nuovo! C'è il dottor Genio! Anche questo è mio! No, è mio! È volato un uovo! Guardate, è bellissimo! È bellissimo! Mio? Ma non c'è nessun indizio nemmeno qui. Si fa sempre più complicata questa situazione. Ne mancano due, sbrighiamoci! Adesso proviamo a controllare sopra. Magari non abbiamo controllato bene. E poi con questi occhiali vedo molto meglio. Seguo! Aspettami! Vai un po' vedere! Cosa vedi con quegli occhiali? Dominique, ma queste cose non c'erano! Cosa c'è? Che c'è un uovo di Pasqua! Ma... Lo vedo che c'è un uovo di Pasqua, ma poco fa non c'era! È sicuro! Già, questo significa che il dottor Timothy era davvero qui! È entrato qui dentro! Ha messo quest'uovo di Pasqua ed è lui che mi ha tirato l'uovo di Pasqua in testa! Potrebbe essere ancora qui! E poi io vedo quel palloncino gigantesco con questi occhiali. Oh! Oh no! È gigante davvero. Perché quel pallone è gigante? Sì, non sono i tuoi occhiali. Quel pallone è davvero gigante. È un palloncino gigantesco. Vabbè, non importa. Pensiamo all'uovo di Pasqua. È il penultimo, aprilo. Mi piace questa sfida. Perché altro uovo, altra sorpresa. Stai attento se c'è un indizio. Sì, farò attenzione. Vediamo. Dai un colpo. Oh, guarda. Io ho fatto un buco. C'è? Cos'è? L'indizio! La sorpresa! Oh, il nostro gioco da tavola! È un gioco da tavola portatile. È il gioco dell'oca dei dì insieme. C'è il tabellone, il dado e le pedine. Tutto piccolo! Per portarlo ovunque e giocarci. Ma adesso leggiamo l'indizio. Eric? Che dice? Salta per 10 volte su questo pallone. Quale pallone? Questo pallone. Ah, questo pallone! Forza, Eric, salta! Cosa? Perché dovrei farlo? Come troverò l'ultimo uovo di Pasqua saltando su quel pallone? Cosa c'entra? Non lo so, ma c'è scritto così, fallo e basta. Forse dopo che l'avrai fatto il dottor Timothy ci dirà qualcos'altro. Quindi devo saltare 10 volte? Sì. Ma è sicuro? Sì, ma dove hai trovato un palloncino così grande? Non ho idea. Salta! Comincio! Sembra divertente. Cos'è? È un altro palloncino! C'è un uovo! Ehi, che c'è un uovo di Pasqua! Dagli un pallottino! Ai, ma poi ti salta il vento, ti diranno! Oh, scusami, è che sono felice perché abbiamo trovato l'ultimo uovo! Anche io sono felice! Eric,
Non resta che aprirlo. Ma aspetta un attimo, ma è frantumato. Eric, col tuo peso non solo hai distrutto il palloncino gigante, ma anche l'uovo, guarda! È a pezzi! Ok, adesso devo uscirlo da questo palloncino. Ho rotto due palloncini. E un uovo. Oh, povero uovo, è a pezzi! Oh, scusami, uovo, scusami. Ci siamo? Vediamo cosa c'è. Oh, è distrutto! Oh, ma quello lì sono io! Sono io! Sì, ti ho trovato! Guardate che carino! Questa è la mia seconda sorpresa preferita. Un Eric di gomma. Povero cioccolato, tutto distrutto. Beh, non importa, è buonissimo. Neanche questa volta abbiamo vinto. E anzi ragazzi, buona Pasqua a tutti voi! Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie! Speriamo che passiate una bella giornata e che vi piacciono le nostre uova! Buon appetito anche! D'insieme, d'insieme, d'insieme.